Buongiorno a tutte e a tutti, io sono Susanna Bertelli e vi do il benvenuto al webinar Aspettando Incontri di Fisica, il tradizionale incontro organizzato dai Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN dedicato al Premio Nobel per la Fisica. Il 4 ottobre scorso, infatti, è stato assegnato il Premio Nobel per la Fisica 2022 ad Alain Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger per aver gettato le basi del futuro dell'informazione e delle comunicazioni. Con i loro esperimenti sui fotoni entangled, Aspect, Clauser e Zeilinger hanno stabilito la violazione delle disuguaglianze di Bell e aperto la strada alla scienza dell'informazione quantistica. Per approfondire questi concetti e condividere l'importanza di questo premio Nobel, vi proponiamo questo seminario a cura di Catalina Curciano, dirigente di ricerca dei Laboratori Nazionali di Frascati, direttrice della scuola Incontri di Fisica, rivolta ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado, e nella sua attività di ricerca impegnata in diversi esperimenti legati appunto alla meccanica quantistica. Vi ricordo che potete scrivere le vostre domande nella chat e alla fine risponderemo ad alcune di queste. Catalina, a te la parola. Grazie Susanna e grazie a tutti quanti per essere qua con noi questo pomeriggio in occasione di una lezione che ha l'obiettivo di introdurre gli incontri di fisica per gli insegnanti di licei di tutta l'Italia che ospiteremo a Frascati a novembre, ma anche benvenuti a tutti quanti per parlare di uno degli argomenti più affascinanti di tutta la scienza, non solo della fisica, ma oserei dire di tutta la scienza e della conoscenza che abbiamo acquisito lungo tantissimi anni di ricerca e di studi sulla natura. Quindi vorrei parlarvi brevemente delle motivazioni del premio Nobel 2022 che è stato assegnato pochi giorni fa a questi tre scienziati fantastici, Aspect, Clauser e Zeilinger, ma come vi farò vedere ci sono anche protagonisti che l'avrebbero meritato, tipo John Bell, che purtroppo non è più con noi dal 1990, ma anche Alice e Bob, che sono i due protagonisti degli esperimenti sia mentali che reali che i fisici quantistici fanno. Devo iniziare col dirvi che sono particolarmente emozionata perché l'entanglement, che è l'oggetto di studio di scienziati quali hanno ricevuto il premio Nobel quest'anno, è una delle proprietà quantistiche per eccellenza. Ed una proprietà che descrive l'universo in un modo che non avremmo in qualche modo mai pensato. Ed è stato ragione di discussioni, di litigate che sembravano più filosofia che scienza, finché appunto Clauser, Aspect e Zeilinger non sono arrivati a trasporre un dibattito apparentemente filosofico nel laboratorio. Vedremo anche con quale prezzo. Dunque, preparatevi. Sedetevi comodi, qualcuno so che si è preso un forte caffè, magari qualcun altro un tè, e andiamo alla scoperta delle meraviglie che hanno effettivamente fatto questi scienziati. E vi devo raccontare che nella nostra comunità di fisici quantistici si parlava già del fatto che questi scienziati avrebbero meritato un premio Nobel da tantissimi anni. Quindi ogni anno che passava ci stavamo dicendo tra di noi sarà l'anno giusto che Zeilinger, Aspect e Clauser ricevessero questo premio. E tant'è che col passare degli anni nessuno osava più sperare che questa ricerca avrebbe ricevuto il riconoscimento anche sotto la forma di un premio Nobel. Invece siamo stati, per fortuna, smentiti. Dunque andiamo a parlare dell'entanglement, di questa proprietà, di questa correlazione fra sistemi fisici quantistici descritti dalla meccanica quantistica e non solo a parlare di cos'è brevemente l'entanglement, ma anche di quali sono le potenzialità di questa proprietà fragile, d'altronde, una proprietà, va detto subito, molto molto fragile di sistemi quantistici che sta diventando sempre di più uno strumento molto potente anche per quel che riguarda le future tecnologie, la cosiddetta Quantum 2.0.
Tra l'altro volevo anche ricordarvi che esattamente 100 anni fa, nel 1922, il premio Nobel è stato assegnato per un'altra scoperta della meccanica quantistica. Si parlava sempre della meccanica quantistica. L'anno prima, 1921, ad Albert Einstein, 1922, Niels Bohr, per i suoi servizi nell'indagine sulla struttura degli atomi e dalla radiazione che emana da essi. Quindi erano gli anni un po' incerti della meccanica quantistica, il parto della quale è durato svariati anni e per certi versi non è ancora finito. Quindi Bohr aveva proposto i suoi postulati per descrivere l'emissione della radiazione, nonché la struttura dell'atomo, scoperta che fu premiata con il Nobel 100 anni fa. 100 anni dopo siamo ancora qui, nell'ambito della meccanica quantistica. Il premio Nobel viene di nuovo assegnato per una scoperta, per degli esperimenti all'interno della stessa meravigliosa teoria. Tra l'altro, che è la teoria che ci permette a me di parlarvi attraverso il mio computer da Zagabria, dove mi trovo attualmente, a voi di sentirmi magari seduti comodamente, mi auguro, a casa o magari da un'altra parte. I microchip al silicio sono il risultato della prima rivoluzione quantistica che appunto abbiamo visto protagonisti, li vediamo anche in questa immagine iconica della scienza umana, della scienza e della conoscenza, il congresso di Solvay 1900, se non sbaglio, 27, dove vediamo tanti dei protagonisti che hanno portato alla conoscenza che si è cristallizzata, si è concretizzata nell'attuale meccanica quantistica. Riconosciamo ovviamente Albert Einstein, ma anche Niels Bohr, qua di lato, Schrödinger al quale ritorneremo, Heisenberg, fior fiore di scienziati che hanno contribuito in un modo o in un altro all'avvento di questa teoria. Qui siamo appunto negli anni di fuoco della meccanica quantistica, anni in cui si prendeva forma quella che sarebbe diventata la teoria che descrive il mondo microscopico attraverso un formalismo molto, ma molto diverso rispetto alla meccanica classica, perché nella meccanica classica si parla di posizioni, di velocità, di proprietà misurabili direttamente nel mondo fisico. La meccanica quantistica invece ha come oggetto, attraverso all'interno dell'equazione di Schrödinger, che è quella che, se vogliamo, è il capostipite, poi si è sviluppata anche in equazioni relativistiche, quali quella di Dirac, ma poco cambia almeno dal punto di vista dell'oggetto di studio, che in questo caso non è più posizioni e velocità, bensì la funzione d'onda. Questo concetto della funzione d'onda, che non è qualcosa che andiamo direttamente a misurare, che descrive un sistema quantistico, per passare dalla descrizione in termini di funzione d'onda, quello che noi misuriamo in laboratorio, bisogna passare attraverso una ricetta che vede moduli quadrati, integrazioni, quindi vede in qualche modo una ricetta da applicare alla funzione d'onda per ritrovarci con quello che stiamo misurando. Tra l'altro, quello che stiamo misurando, benché l'equazione deterministica, siccome l'equazione può avere e spesso ha più di una soluzione, un'equazione differenziale che spesso ha più di una soluzione, quale di queste verrà realizzata quando uno fa l'esperimento riconducibile al collasso della funzione d'onda, si calcola su base probabilistica. E questo è un altro di quegli argomenti della meccanica quantistica sul quale ci stiamo tuttora accapigliando nelle nostre riunioni, nelle nostre conferenze, su quale stiamo tuttora lavorando. E abbiamo qua, visto che oggi parleremo dell'entanglement, la vera rivoluzione è stata passare da un dibattito che sembrava analogo a quanti angeli stanno sulla punta di un ago, quindi sembrava qualcosa di filosofico, nemmeno riconducibile a quello che noi stiamo misurando, il dibattito fra, per esempio, fra Einstein e Niels Bohr su cosa ci dice la meccanica quantistica della realtà? Qual è il significato profondo della meccanica quantistica? A questa domanda i due avevano risposte molto diverse.
che poi hanno partorito la scuola di Copenaghen attraverso Niels Bohr, che sostiene in poche parole che alla fine la scienza, la fisica, non parla della realtà che non riusciremo mai a conoscere, ma è una descrizione alquanto approssimativa della realtà, mentre Einstein aveva l'ambizione di descrivere una realtà oggettiva. Quindi vedete anche le implicazioni all'interno della filosofia della scienza, del dibattito di quegli anni sul significato profondo della meccanica quantistica. E tra l'altro correva l'anno 1935 quando Einstein, assieme a altri due scienziati, Podolsky e Rosen, propongono un esperimento mentale in cui venivano misurate due particelle lanciate una lontana dall'altra, ma che nascevano insieme, quindi avevano delle proprietà simili. Non era ancora nata, nasceva poco dopo, la parola entanglement nel utilizzo attuale, quindi una coerenza fra vari componenti di un sistema descritto dalla stessa funzione d'onda. E Einstein, Podolsky e Rosen, in questo famosissimo articolo EPR, il fra virgolette paradosso EPR, in cui lui dice che misurando una delle particelle si può dedurre istantaneamente le proprietà, detta così brevemente, della seconda particella. E questo sembrava alquanto misterioso: come mai si può, anche se non c'è nulla che si trasmette tra queste particelle, questo accade istantaneamente? Era una discussione molto, molto difficile, perché dal punto di vista di Einstein questo significava che la meccanica quantistica, per quanto potesse essere una descrizione della natura, lui pensava che questo significava che è una descrizione incompleta. Quindi si parla di realismo, quindi di cosa parla la meccanica quantistica, della località, quindi del fatto che non può essere un segnale più veloce della luce, ma anche della completezza, che Einstein sosteneva che questo semplice esperimento mentale dimostrava, a detta sua, vedremo che poi non è proprio così, che la meccanica quantistica potesse essere una teoria incompleta, quindi se vogliamo una teoria che aveva ancora bisogno di una teoria ancora più grande, nell'ambito della quale avremmo capito tutto quello che sembrava misterioso. E Einstein proponeva anche l'idea che ci potessero essere delle variabili nascoste, quindi qualcosa che sfugge alle nostre misure, ma che in qualche modo poteva spiegare queste strane correlazioni all'interno di parti di un sistema lontane l'una dall'altra, e così via. E quindi erano gli anni 35 in cui si discuteva abbastanza faticosamente, perché non c'era effettivamente, era tutto più un esperimento, Gedankenesperiment, più che un esperimento reale. Quindi era riportato più sulla base della filosofia della scienza, tale era rimasto finché, quindi si parlava della cosiddetta Einstein per prendere in giro, o anzi per far valere la sua idea che la meccanica quantistica è incompleta, prendeva in giro i colleghi dicendo spooky action at distance, quindi azione fantomatica a distanza. Quindi com'è che io, misurando un sistema, posso dedurre istantaneamente le proprietà, anzi definire le proprietà dell'altra particella che magari si trova distanze di anni luce istantaneamente? Dice, mica c'è un'azione fantomatica, un fantasma azione a distanza. Vedremo invece che Einstein, almeno in questo, forse non aveva una comprensione, proprio per la mancanza di dati sperimentali. E così è rimasto finché il dibattito era rimasto sospeso quasi nell'ambito della filosofia della scienza più che in laboratorio, perché non si sapeva esattamente che tipo di esperimenti fare, come farli e cosa esattamente andare a misurare. Finché non arrivò negli anni 60 John Stuart Bell, questo fisico che è davvero, davvero per noi che lavoriamo nel campo della meccanica quantistica, scusatemi che mi emoziono, ma per noi lui
davvero uno che avrebbe meritato il Nobel, più di uno, perché lui che non era un fisico quantistico, la quantistica era la sua passione, era un fisico che lavorava sulle macchine acceleratrici, che aveva però come passione, il suo pallino era la meccanica quantistica, il paradosso Einstein-Podolsky-Rosen. Però lui aveva una visione della realtà, nonché una capacità di affrontare le cose con una mente quasi più ingegneristica che non filosofica, e così arriva a proporre, a calcolare e a andare a scendere dalla metafisica in qualche modo alla fisica e al laboratorio. E negli anni 60 lui propone quello che vengono chiamate le disuguaglianze di Bell, che altro non sono che delle misure concrete che si possono fare in laboratorio, che avrebbero una volta per tutto detto al mondo intero se la meccanica quantistica è una teoria particolarmente strana, nel senso che esistono in qualche modo delle correlazioni quantistiche che trascendono una realtà in cui le particelle potevano, fra virgolette, mettersi d'accordo prima, quindi in qualche modo delle variabili nascoste di un certo tipo, oppure. Al contrario, la meccanica quantistica, da questo punto di vista, poteva essere spiegata attraverso delle proprietà preesistenti, siano esse nascoste, ma preesistenti delle particelle che in qualche modo queste si portavano appresso e non sarebbe stato in qualche modo nessun mistero al di là di questo. Quindi lui scrive e dà voce. Trasferisce il dibattito dalla metafisica al laboratorio attraverso le equazioni, anzi disuguaglianze più che equazioni, in cui lui diceva: se tu vai a misurare delle cose in laboratorio, quindi dei valori attesi per certe misure, per le proprietà di particelle che partono insieme, quindi sono figlie di un stesso processo fisico, nel frattempo la parola entanglement era nata, Schrödinger l'aveva utilizzata in un articolo già negli anni 30, quindi un sistema in cui le particelle sono in correlazione, quindi descritte dalla stessa funzione d'onda, fanno parte di un sistema unico, anche se le particelle sono due, il sistema dal punto di vista della quantistico è descritta da un'unica funzione d'onda. E quindi lui propone queste disuguaglianze, quindi misurazioni che tu potevi fare in laboratorio e contraddistinguere fra proprietà preesistenti delle particelle, ripeto, fossero esse anche nascoste, oppure delle proprietà delle particelle che venivano in qualche modo a materializzarsi durante le misurazioni, trascinandosi appresso delle bizzarrie nella meccanica quantistica, quello che ulteriormente è stato chiamata la non località, però non località quantistica, quindi vuol dire che istantaneamente le proprietà delle particelle nel momento della misura, adesso sto anticipando, vengono a definirsi esattamente nel momento in cui si fa la misura. Qui ci sono delle equazioni per darvi così brevemente l'idea di, quindi sono dei valori attesi, delle misure, ci sono delle misurazioni, lui ha fatto dei conti, ci sono delle disuguaglianze, quindi tu puoi andare. Il grande merito enorme dell'approccio di Bell è stato quello da proporre qualcosa che tu potevi fare in laboratorio. E così fu. E da lì in poi, quindi eravamo gli anni 60, metà degli anni 60, quasi subito dopo si partì in andare alla scoperta, a fare delle misure proposte da John Stuart Bell, in misura e in modo sempre più meraviglioso, chiudendo la porta ai cosiddetti loophole, che vuol dire delle scorciatoie che potevano ancora rimanere per spiegare il risultato non necessariamente con correlazioni quantistiche non locali, ma in qualche modo con bizzarrie, per quanto bizzarrie, sempre con un sistema di
di tipo, fra virgolette, classico. E i tre protagonisti del premio Nobel di quest'anno, 100 anni dopo Niels Bohr, hanno esattamente fatto questo, in un crescendo di complicazioni, in un crescendo di tecnologia, e tecnologia che è stata riportata poi da Anton Zeilinger alla fine del secolo scorso e ancora di più negli anni più recenti verso una nuova era delle applicazioni quantistiche, la cosiddetta quantum tecnologie quantum 2.0. E andiamo un po' alla scoperta dei protagonisti di questa veramente meraviglia e del loro lavoro e andiamo un po' a conoscerli. E questa sono i tre protagonisti, le fotografie dei tre protagonisti. Magari qualcuno di voi ha guardato anche in diretta l'assegnazione intorno a mezzogiorno di martedì. È stato un momento davvero emozionante. E la motivazione, come vi dicevo, era per aver dimostrato il potenziale di indagare e controllare particelle che sono in stati entangled. E lo sviluppo di questi strumenti sperimentali ha gettato veramente le basi per una nuova era della tecnologia quantistica. Il premio, probabilmente lo sapete, di 10 milioni di corone svedesi, circa, su per giù, 1 milione di euro, quest'anno è stato diviso un terzo per ognuno dei tre premianti. E qui li abbiamo di nuovo, vedrete anche che persone, cioè persone davvero particolari. Devo confessarvi che per lavorare nel campo della quantistica devi essere un po' una persona particolare. Dunque, partiamo dal primo in ordine di tempo, anche dei lavori che hanno svolto, John Clauser. John Clauser è nato nel 1942 a Pasadena, negli Stati Uniti, e come vedete lui come affiliazione ha questa affiliazione John Clauser and Associated a Walnut Creek negli Stati Uniti. Vi anticipo che lui non è mai diventato un professore, vuoi per il suo carattere, chi lo sa, vuoi per il fatto che lui sin da subito si lanciò in quello che persino Feynman, e di nuovo anticipo, considerò una perdita di tempo, a torto d'altronde. E la motivazione nel suo caso fu per esperimenti con fotoni entangled che stabiliscono per la prima volta la violazione sperimentale delle disuguaglianze di Bell e aprono la strada alla scienza dell'informazione quantistica. Cosa fece John Clauser? Prima di tutto, insieme ad altri colleghi, diede una nuova forma, quindi scrisse delle disuguaglianze, non più nelle proprietà attese di particelle, ma trasferì le informazioni, quindi trasferì le disuguaglianze di Bell in 9 disuguaglianze che sono attinenti alle proprietà delle particelle, in particolare dei fotoni, che si chiamano spin. Quindi spin, se vi ricordate, è una proprietà quantistica delle particelle, i fotoni hanno spin intero, qui è lui nel momento della telefonata che gli viene annunciato il premio, particolarmente felice ovviamente, anche perché probabilmente non l'avrebbe mai sperato, visto la sua lunga e tortuosa carriera nel campo della fisica quantistica. E lui fece il primo esperimento che effettivamente misurò delle proprietà dei fotoni, in particolare la polarizzazione, quindi lo spin, quindi mise in correlazione, misurò dei fotoni emessi da una sorgente, fotoni entangled. La sorgente era l'atomo di calcio che emette dei fotoni, quindi due fotoni che sono entangled tra di loro, e con l'aiuto di un apparato sperimentale per quegli anni, inizi degli anni 70, particolarmente ambizioso, con dei polarimetri, quindi per riuscire a misurare lo stato e la correlazione fra la polarizzazione a un diverso angolo fra i fotoni, riuscì a misurare appunto questa disuguaglianza, che se fosse stato che i fotoni hanno delle proprietà ben definite
anche, metti anche nascoste prima ancora di fare la misura, ci si sarebbe aspettato di avere questa disuguaglianza fra le misure attese, fra le proprietà, quindi le correlazioni fra le due misure nei due laboratori dei due fotoni, di avere questa misura minore di 2. Al contrario, se le proprietà di questi fotoni si fossero palesate solo nel momento della misura e non fossero state già predefinite, quindi in qualche modo anche una non località, quindi le proprietà si definiscono per un fotone nel momento della misura, ma istantaneamente vengono definite anche le proprietà del secondo. Qui non c'è bisogno però di trasmissione di segnale con velocità più grande della luce, perché non c'è informazione che circola tra i due, per quel che ne sappiamo. Avrebbe ottenuto un valore diverso da 2, quindi più grande di 2, che effettivamente quello che lui ottiene nelle sue misure. Questo è il laboratorio, vedete qua l'apparato che utilizzò, questo è lui stesso negli anni, lui stesso giovanissimo, negli anni in cui spinse e mise tutta la sua volontà per realizzare questi esperimenti. Fu per la prima volta in assoluto in cui i primi segnali di queste disuguaglianze di Bell, trascritte poi in un'equazione che aveva a che vedere con gli spin dei fotoni, con la polarizzazione che lavorava sullo spin dei fotoni, fu misurata. Fu un esperimento epico, aveva ancora una serie di problematiche, quindi non risolveva tutti i problemi, in quanto le misure dei due fotoni erano effettuate abbastanza vicino e duravano un tempo tale che non si poteva, ad esempio, escludere che ci fosse un segnale con una velocità più piccola di quella della luce che circolava da un laboratorio all'altro, che avrebbe informato uno dei fotoni di quello che si faceva nell'altro laboratorio. Era un esperimento fisso, nel senso che non potevi cambiare gli angoli dei polarimetri, ma era il primo in assoluto, con tutte le sue limitazioni. E queste sono quello che misurò in funzione dell'angolo, lo schema del decadimento dell'atomo di calcio con i due fotoni entangled e così via. Qui invece volevo anche darvi, e in inglese scusatemi, ve lo traduco, dall'intervista che gli viene fatta proprio la mattina che lui ricevette la notizia di aver ricevuto il Nobel. Tra l'altro Adam Smith, che era il rappresentante del comitato Nobel che parlava con lui, ebbe difficoltà a parlargli, perché lui, John Clauser, era coinvolto in un'altra telefonata. Ovviamente tutti iniziavano a telefonargli, e ho selezionato questo per voi perché dà il valore di quello che questo giovane ha fatto. E a un certo punto l'intervistatore gli dice: tu quando hai provato a fare questi esperimenti, persino Feynman ti ha buttato fuori dal suo ufficio, quindi ti ha mandato via. E lui si ricorda, dice: sì, effettivamente, quando ero giovanissimo e stavo alla facoltà della Columbia e volevo fare questo esperimento, andò a parlare con Feynman e dice: m'ha buttato fuori dal suo ufficio. Dice, si sentiva molto offeso del fatto che io consideravo la possibilità che la meccanica quantistica potesse non dare le previsioni corrette. Quindi in qualche modo Feynman diceva: era già scontato che avresti ottenuto quello che poi hai ottenuto, perché è così la funzione d'onda che descrive il sistema. E lui, poverino, quindi, dato che quasi tutti davano per scontato che la misura non era necessaria, perché il risultato era in qualche modo scontato, appunto, persino la facoltà gli disse: questa è una perdita di tempo, tu alla fine hai ottenuto il risultato che tutti si aspettavano che tu avresti ottenuto, vai a fare qualche fisica seria da oggi in poi. Cioè, tanti pensavano che sono pazzo e che stavo rovinando la mia carriera facendo tali esperimenti.
conclude dicendo: forse è anche questa una delle ragioni per cui non sono mai diventato un professore. E, tra l'altro, questo ricorda anche quello che diceva John Bell, perché quando qualche giovane veniva da John Bell e gli chiedeva qualche consiglio sul lavoro sulla meccanica quantistica, la prima domanda che John Bell faceva dice: ma tu hai già una posizione permanente? Perché se non ce l'hai, guarda che lavorando sulla meccanica quantistica rischi la tua carriera. E penso che John Clauser è uno di quelli che è a testimone di questo rischio che lui ha corso proprio nel occuparsi di cose che tanti davano per inutili e scontate. Così non è, come vedremo nel crescendo che ci porta da John Clauser, che fece questi esperimenti e verificò l'ovvio per alcuni, per altri magari non era così ovvio, e verificò per la prima volta, con una serie di limitazioni, che la meccanica quantistica, effettivamente la funzione d'onda di due fotoni è una funzione unica, non ci sono due sistemi separati, non ci sono due fotoni, uno qua e uno là, fanno parte di un tutt'uno che viene descritto da un'unica funzione d'onda. E anni dopo, quindi, una volta che le cose si sono messe in moto, cosa bisognava fare? Bisognava perfezionare l'esperimento e arrivare a chiudere questi loophole, quindi eliminare qualunque scorciatoia attraverso la quale il risultato di Clauser poteva essere spiegato attraverso informazioni più meno veloci della luce, ma comunque che viaggiavano da un esperimento all'altro, eccetera, eccetera. Alan Aspect, un altro che rimase affascinato dalla meccanica quantistica, qui lo vediamo nel momento del ricevere la telefonata che gli annuncia la graditissima sorpresa del premio Nobel, lui continuò l'attività, lui francese, nato a Hagen nel 1947, vedete la filiazione attuale all'Università Paris-Saclay a Parigi e a École Polytechnique. Lui riceve il premio, nel suo caso specifico la motivazione è che ha sviluppato una nuova configurazione sperimentale utilizzandola in un modo che ha colmato un'importante mancanza, loophole, dell'esperimento precedente. È stato in grado di cambiare le impostazioni di misurazione dopo che una coppia di fotoni entangled aveva lasciato la sorgente. Quindi l'impostazione esistente al momento dell'emissione non poteva influire sul risultato, in quanto era fatta dopo che i fotoni erano partiti. Quindi lui effettuò un esperimento simile per certi versi a quello di Clauser, ma con un apparato sperimentale molto più ambizioso, molto più elastico, con una tecnologia pochi anni dopo, perché qui parliamo degli anni 80, quindi non è che siamo 50 anni dopo, siamo nemmeno 10 anni dopo l'esperimento di Clauser, ma già la tecnologia si era evoluta in modo tale da fare delle misurazioni a distanze più alte, più grandi, in modo tale che nel momento in cui si faceva la misura non era possibile che un segnale avesse viaggiato tra un laboratorio e l'altro con una velocità più piccola di quella della luce. Inoltre, l'angolo fra le due misurazioni della polarizzazione del fotone per vedere le disuguaglianze era deciso dopo che i fotoni partivano, e solo dopo che partivano, tac, si decideva a quale angolo veniva fatta la misura. Quindi una serie di innovazioni, una serie di tecnologie che hanno permesso a Alan Aspect di chiudere tutto quello che era rimasto aperto nel momento della misura di Clauser, e fu una misura che scatenò davvero un terremoto nel campo della fisica quantistica, perché fu la prima prova a prova di bomba, quasi. Poi rimangono altri loophole che sono stati chiusi solo di recente, tra l'altro il libero arbitrio, eccetera, eccetera, sul quale però non mi voglio allungare, non voglio insomma andare in quella direzione, ma comunque lui arrivò a eseguire un esperimento ad arte con
tecnologia che permise di essere sicuri che non c'è niente che viaggia tra un esperimento e l'altro. La decisione veniva presa solo dopo che fossero partiti i fotoni, e tutta una serie di innovazioni che permisero a Alan Aspect e al suo gruppo, perché non era ovviamente da solo, nemmeno i quantisti ci lavorano da soli, anche se d'abitudine i gruppi degli sperimentali che fanno esperimenti di fisica quantistica sono piccoli rispetto alle grandi collaborazioni che conosciamo. Qui si parla di una decina di persone, quindi sono gruppi relativamente piccoli. E quindi lui effettuò di nuovo, a partire da una funzione d'onda unica che descrive i due fotoni, parliamo sempre di due fotoni emessi dalla stessa sorgente, fotoni entangled, quindi nati insieme, descritti da un'unica proprietà, da un'unica funzione d'onda, le cui proprietà appunto poi vengono svelate attraverso misure in due laboratori. Le misure ci dicono effettivamente che le disuguaglianze di, chiamiamole Bell, anche se poi sono state rielaborate per lavorare con lo spin. E qui vediamo lui che spiega i risultati del suo esperimento, che ricordo parte da un problema posto da Einstein nel 1935, Einstein, Podolsky e Rosen, che però non era riconducibile a esperimenti in laboratorio, mentre adesso abbiamo fatto un passo avanti incredibile. E sempre dall'intervista che viene fatta la mattina stessa a caldo, l'intervistatore Adam Smith si ricorda che Alan Aspect passò qualche tempo in Camerun, dove lui stava insegnando. E Adam Smith gli dice: sì, è vero, in quel tempo forse ha avuto anche tempo per riflettere, quindi pensare e riflettere, perché insegnare in Camerun magari gli dava questa possibilità prima di fare gli esperimenti. E Alan Aspect effettivamente dice: sì, stavo insegnando, ma avevo anche un sacco di tempo libero. E l'ho usato per prima educarmi in meccanica quantistica. E dice anche che anche attraverso leggere dei libri particolarmente interessanti, questi libri l'hanno educato nella fisica della meccanica quantistica. E solo questa educazione, questa lettura gli ha permesso di essere pronto a capire la discussione e la profondità di queste disuguaglianze proposte da John Bell, e questo gli diede la propulsione per andare a effettuare le misure che lo portarono al premio Nobel. Arriviamo al terzo protagonista del premio Nobel, Anton Zeilinger, che ho il piacere di conoscere personalmente, una persona davvero fantastica, un grande scienziato, ma anche una grande persona, grandissima persona, che quando si trova in una stanza piena di ricercatori riesce a catalizzare l'attenzione di tutti, sia per il talento nel descrivere quello che sta facendo, ma anche per il suo buon umore. Una persona davvero come un magnete, ha una personalità davvero magnetica. E come vedremo, il motore della sua vita e della sua attività, e penso che attualmente Vienna e l'Austria sono protagonisti mondiali della ricerca e delle tecnologie quantistiche, e non sbaglio, penso di assolutamente non sbagliare quando dico che questo è in gran parte merito di Anton Zeilinger, che riuscì a formare una scuola di scienziati, quindi non solo i suoi personali esperimenti, ma una scuola che ha portato a figure incredibili, Marcus Aspelmeier, Marcus Arendt, attualmente protagonisti assoluti di ricerche nel campo della fisica quantistica, per dire due di tanti nomi di giovani, quindi è riuscito a fare anche una scuola. Insomma, lui ha portato ancora più avanti, ha fatto un passo in più, quindi ha portato la ricerca dell'entanglement da due fotoni a quattro fotoni, quindi
Ciò facendo, ho aperto la porta anche a studi di effetti quali il teletrasporto quantistico. Quindi sì, ci stiamo addentrando sempre di più nell'entanglement come una risorsa vera delle tecnologie quantistiche. Tra l'altro, lui fu, come vi farò vedere, anche il promotore di utilizzi di questo, della proprietà dell'entanglement per fare delle comunicazioni satellitari utilizzando l'entanglement per riuscire a trasmettere l'informazione. Lui è austriaco, attualmente all'Università di Vienna, nato nel 1945. E la motivazione nel suo caso è per esperimenti con fotoni, sempre con fotoni entangled, che stabiliscono la violazione delle disuguaglianze di Bell, ma aprono anche la strada alla scienza dell'informazione quantistica. E Anton Zeilinger, come vi raccontavo, ha utilizzato non solo due fotoni, ma anche quattro, in cui uno dei fotoni misurava un altro e in qualche modo riusciva a trasferire l'informazione del fotone misurato in un altro laboratorio, posto anche lontano, e in questo modo, attraverso il trasferimento dell'informazione, si realizza quello che si chiama il teletrasporto quantistico, che fu realizzato con grande anche pubblicità del risultato per la prima volta tra La Palma e Tenerife, queste due isole, in cui venne trasferita dell'informazione attraverso i laser, e quindi questa creò negli anni 90 veramente, non dico scompiglio, ma apre la strada a quella che la tecnologia quantistica, la crittografia quantistica, le telecomunicazioni quantistiche, il teletrasporto quantistico. Tra l'altro, vedetelo, lui ci sono appunto delle disuguaglianze che vengono quantificate anche in formule. Vedete, lui è anche non solo un fisico, non solo un bravo fisico che lavora in laboratorio, ma anche uno che ha profondamente capito la meccanica quantistica, tant'è che il suo nome appare anche nel meccanismo con il quale viene scritta l'informazione trasferita attraverso il laser da un'isola all'altra. E vi raccontavo che lui ha utilizzato quattro fotoni, quindi due sistemi di due fotoni, copiando l'informazione attraverso l'entanglement e trasferendola in un altro laboratorio. Questa è presa da uno degli articoli che loro hanno pubblicato. In tempi più recenti, pochi anni fa, se non sbaglio 3-4 anni fa, per la prima volta Zeilinger fu protagonista, insieme a un gruppo cinese, di utilizzo dell'entanglement per comunicazione satellitare. Quindi l'entanglement fu utilizzato per trasmettere l'informazione su canali quantistici con il satellite Micius, e questo apre la strada all'entanglement come risorsa quantistica, una risorsa quantistica imbattibile perché permette di fare la crittografia quantistica, che permette comunicazioni sicure a prova di hacker. E questo mette anche la Cina come protagonista assoluta in questo campo, in tecnologie quantistiche anche satellitari. E lui nell'intervista, ho scelto questa parte dell'intervista perché non può non saltare nell'occhio quante volte lui dice la parola curiosità. E lui dice: io sono sempre stato. Il mio motore è sempre stato la curiosità, just curiosity, sempre la curiosità, e anche oggi è ancora la curiosità. E lo ripete ancora: my interest, it's always curiosity, il mio interesse. E questo ci dice quanto è importante, soprattutto per i giovani che seguano, che sia la fisica o altro, quello che ti incuriosisce davvero. Quanto è importante e quanto è appagante. E lui conclude l'intervista, che è quella che è andata anche in diretta nel momento dell'assegnazione. Lui è stato intervistato in diretta, e
parla anche della bellezza matematica, quindi di quanto la matematica, il modo, le simmetrie della matematica riescano a spiegare una serie di cose che partono dalle particelle sino all'origine dell'universo. E lui appunto confessa, it's amazing, è incredibile, è meraviglioso. E lui è sempre stato, anche per quel che lo conosco, una persona piena di curiosità, quindi c'è questo motore, l'importanza di questo motore. E questi protagonisti, quindi un premio pienamente meritato, oserei dire meritato da tempo, sarebbe dovuto, poteva essere tranquillamente assegnato anche 20 anni fa, perché è indubbio un premio che ci porta non solo ad una conoscenza più approfondita dell'universo, della realtà, della teoria che abbiamo per descrivere noi stessi alla fine, la fisica quantistica, che è anche uno dei pilastri del modello standard della fisica delle particelle, ma anche la seconda rivoluzione quantistica, che usa le risorse quantistiche per eccellenza. Una è la sovrapposizione di stati, l'altra è quella di cui brevemente abbiamo parlato questa sera. Io non ho la pretesa di avervi spiegato i dettagli dell'entanglement, la mia non è una presentazione propriamente scientifica, è darvi così un'idea di quello dei meriti di questi tre grandi scienziati. Quindi la seconda proprietà è l'entanglement, questa impossibilità di descrivere un sistema unico attraverso una funzione d'onda guardando solo una parte. Un sistema quantistico bisogna sempre guardare tutte le sue parti, siano esse due fotoni o due particelle nate insieme, ma anche 3, 5, 10 e così via. È una descrizione unica. Queste particelle sono correlate tra di esse, attraverso la non località quantistica, cose che ancora tutt'oggi non vorrei darvi l'impressione che con questo abbiamo finito, chiuso e capito tutto. No, ci stiamo ancora litigando sull'interpretazione della meccanica quantistica. Proprio uno dei miei amici, Tim Modlin, ha postato recentemente, ieri, un articolo in cui dice la sua sul premio Nobel. Non è d'accordo al 1000% con quanto è stato scritto dalla fondazione, non sul merito dei tre che tutti concordano che avrebbero meritato il premio Nobel, ma la disquisizione del poi cosa esattamente i tre hanno fatto. E tra le tecnologie quantistiche, ovviamente quella di cui si parla di più è il computer quantistico, perché il computer quantistico sta diventando realtà. C'è già, ci sono già svariati computer quantistici, anche molto molto potenti. E in futuro, laddove riuscissimo a realizzarlo con un numero di qubit, quindi con un numero di stati più alto, i computer quantistici potrebbero fare delle cose assolutamente incredibili. In quali settori? Il computer quantistico usa questa proprietà per leggere l'informazione, per accedere all'informazione, appunto l'entanglement, questa correlazione fra sistemi che nascono insieme e insomma, fanno parte di un tutt'uno. A cosa potrebbero servire queste tecnologie? Vi faccio solo alcuni esempi, in nessun modo completi, perché le tecnologie quantistiche nascono ora, quindi chissà cosa verrà fuori fra 20 anni. Le nostre tecnologie di adesso sono le figlie della prima rivoluzione quantistica, e guardate dove siamo arrivati. Quindi chissà dove arriveremo fra 20 anni. E cosa potrebbero fare i computer quantistici? Potenziare le tecnologie attuali, quali la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale e tutti gli usi che vengono fatti di queste tecnologie, ma anche una rivoluzione in medicina, cure personalizzate, proprio perché uno potrebbe, riuscendo a risolvere ad esempio equazioni differenziali molto, ma molto di più rispetto a quello che riusciamo oggi, potremmo guardare dettagli
individuali, quindi nuovi metodi per il trattamento dei tumori, capire meglio noi stessi, le proteine, quindi simulare le proteine, che è già un campo in piena ascesa, il big data, quindi tutti i dati che circolano attualmente nel mondo sono un volume di dati che siamo quasi impossibilitati ad analizzare con i computer attuali, quindi servirebbero anche per combattere il cyberterrorismo, piuttosto che non per studi, ad esempio, di cambiamenti climatici, per i quali una delle limitazioni, certamente non l'unica, ma una delle limitazioni è la potenza di calcolo. E una delle applicazioni più affascinanti è capire, ad esempio, come funziona il cervello, quindi fare delle simulazioni di sistemi di neuroni estese per un volume cerebrale più grande di 2, 3, 5 neuroni, quindi riuscire a capire un po' come funziona il nostro cervello per il semplice piacere della scoperta, come diceva Zeilinger, per curiosità, ma anche con un aiuto concreto al riguardo della possibilità di curare o prevenire malattie che stanno impattando la nostra società in maniera molto forte, la demenza, la schizofrenia, l'Alzheimer. Quindi sono veramente tecnologie molto potenti e siamo soltanto agli albori di queste tecnologie. E mi avvio verso la conclusione e devo di nuovo sottolineare il fatto che quest'anno i premiati, sì, sono stati tre, Clauser, Alan Aspect e Anton Zeilinger, ma c'è anche il grande John Bell che purtroppo scomparso nel 1990 non ha potuto vedere il riconoscimento pieno delle sue scoperte. Comunque, io penso che questo gli è stato di grande conforto e riuscito ad assistere agli esperimenti sia di Clauser che di Alan Aspect, quindi ha visto i risultati, la trasposizione delle sue disuguaglianze dalla lavagna nei laboratori attraverso giovani come Clauser, a cui nulla importava che un gigante come Feynman gli stava dicendo non perdere tempo con cose che sono scontate, anzi lui ha lasciato stare persino la carriera pur di arrivare a toccare con mano questa stranezza quantistica messa poi in moto da Einstein, ma portata in modo misurabile dal meraviglioso John Stuart Bell, ulteriormente perfezionata da Alan Aspect e ancora di più da Anton Zeilinger con il suo gruppo, che la portò anche sul satellite, non solo per confermarla ancora ed ancora, ma sfruttarla per fare i primi passi ancora molto timidi come un bambino che appena inizia a camminare, ma portarla con i primi passi verso le nuove tecnologie, una nuova rivoluzione quantistica. E chiuderei con questa frase di Schrödinger, che fu quello che per il primo utilizzò la parola entanglement, che dice questa frase, cioè, non chiamerei entanglement un tratto caratteristico della meccanica quantistica, anche se lo è, ma dice piuttosto il tratto caratteristico della meccanica quantistica. Quindi l'entanglement è davvero il tratto caratteristico della meccanica quantistica, di questa meravigliosa teoria che descrive il mondo microscopico, ma alla fine siamo tutti fatti di mondi microscopici e quindi anche noi, attraverso questa meraviglia, questa incredibile forza della funzione d'onda, che forse nel futuro, come vi dicevo, stiamo ancora litigando, meno male, sui significati profondi e sull'utilizzo di questa funzione d'onda e le sue proprietà riconducibili esattamente alla funzione d'onda. Io ringrazio, prima di tutto, ringrazio a voi, ringrazio ovviamente a Susanna Bertelli, ma anche a Deborah Bifaretti che sta nello studio e ha contribuito a rendere possibile
questo rivolgermi a voi, ringrazio al mio gruppo e a tutte le fondazioni che stanno, in primis ovviamente agli NFN, ci mancherebbe altro, ma anche a tutti i gruppi e fondazioni che stanno finanziando la nostra e il mio gruppo di ricerca, inclusa quella che stiamo svolgendo ai laboratori nazionali del Gran Sasso, dove stiamo curiosando ancora ed ancora nel campo della fisica quantistica le strane e meravigliose proprietà del mondo quantistico. E con questo io ho concluso la mia presentazione. Invito Deborah e Susanna. Grazie mille Catalina per questo talk veramente interessante su questo premio Nobel per la fisica 2022. Abbiamo qualche domanda nella chat. Tornando un attimo alle disuguaglianze di Bell, ci chiedono cosa stabilivano o che cosa stabiliscono le disuguaglianze di Bell. Allora, le disuguaglianze di Bell stabiliscono quello che un po' vi stavo raccontando prima, almeno ho provato a raccontarvi prima, che uno poteva pensare che in qualche modo due particelle che nascono insieme, nel momento in cui nascono, hanno già tutte le caratteristiche ben definite. Quindi una nasce rossa e l'altra nasce blu. E quindi sin dalla nascita hanno tutte le proprietà e le caratteristiche ben definite. Nel momento della misura io solo misuro queste caratteristiche. Invece non è così. Le caratteristiche delle particelle vengono a dichiararsi solo e soltanto nel momento della misura. E questo è stato il grande merito di John Bell. Ha permesso di misurare, di effettuare delle misure che ci dicono che le proprietà quantistiche non sono predefinite, ma nascono e si formano nel momento della misura. Quindi io misuro in un laboratorio ad un certo angolo la polarizzazione di un fotone e istantaneamente, ma non gli dico al fotone a che angolo la sto misurando. Glielo dico solo quando lo misuro. Dico, guardo, ti misuro a 60 gradi. E in qualche modo l'altro, ci sono delle correlazioni che trascendono l'ovvio, quindi il predefinito. Quindi non c'è spazio per il predefinito nella meccanica quantistica. Questa è una spiegazione quasi banale, ma per capirci un po'. Quindi, e da qui ci sono delle interpretazioni, quindi alcuni, e penso che su questo concordiamo la maggioranza, questa è la cosiddetta non località. Non località in teoria vorrebbe dire che c'è qualcosa che va più veloce della luce, ma non nella quantistica. Nella quantistica non deve per forza essere qualcosa più veloce della luce. Il fatto stesso che il sistema fa parte di un tutt'uno e non sono due sistemi separati, ma un tutt'uno, è alquanto sbalorditivo. Ci stiamo ancora litigando, so che sembro un po' matta, ma ci stiamo ancora litigando su questo, quindi ha un valore enorme. Le disuguaglianze di Bell avrebbero meritato non un Nobel, 10, e mi auguro che nel futuro tanti altri su questa base, su questo pilastro, impostazione incredibile che parte da Einstein e si trascina fino a Zeilinger, possano sfruttare e spiegare ancora e ancora e ancora come la curiosità ci porta a delle rivoluzioni nel capire noi stessi e capire l'universo. Ci chiedono come funziona l'emettitore di fotoni che li invia in due destinazioni diverse. Allora, ci sono varie tipologie di particelle entangled. Una, e vi faccio l'esempio di quella che è stata usata da Clauser, perché forse è quella più facile. Ci sono, per esempio, degli atomi radioattivi, come il calcio, che emettono radiazione. E talvolta un atomo emette due fotoni insieme. Questi fotoni sono già, sin dalla nascita, sono fotoni entangled. Quindi ci sono delle sorgenti radioattive che emettono più di un fotone, uno, due o tre. Sin dalla nascita, visto che sono emesse in un unico processo, quindi l'emissione è già descritta da un'unica funzione d'onda, questo tipo di emissione, questo stato, sono due fotoni che sin dalla nascita sono dei fotoni entangled.
L'entanglement potrebbe spiegare come si conserva l'informazione nel caso una particella valichi l'orizzonte degli eventi? Questo è un argomento davvero affascinante ed è uno di quegli argomenti che ci porta al confine, anzi all'interfaccia fra le nostre due migliori teorie. Complimenti per la domanda, perché ci porta al confine fra la teoria della relatività generale, che non è una teoria quantistica, e la teoria quantistica, che è una teoria quantistica, e quindi uno può immaginare che ha una sorgente di fotoni entangled. Uno cade nel buco nero, quindi va oltre l'orizzonte degli eventi, e uno invece ce lo teniamo al di qua dell'orizzonte degli eventi da noi. Cosa ci può dire il fotone, che abbiamo in laboratorio del buco nero? C'è un trasferimento di informazione? E qui il dibattito si fa pesante e non c'è tutt'oggi, non c'è un. Non concordiamo tra di noi su cosa possa succedere, proprio perché ci manca una teoria che descrive l'interno dei buchi neri, una teoria che è almeno sulla quale siamo, se non tutti d'accordo, mai, oddio, che non capiti mai che tutti i fisici sono d'accordo in qualcosa tutti insieme, sarebbe la fine della scienza, ma almeno la maggioranza di noi. Quindi questa domanda è una domanda molto interessante che viene posta e riposta anche tra di noi ripetutamente, perché collega le due nostre migliori teorie che però non si parlano tra di loro. E Catalina, ci chiedono come sono fatti i computer quantistici. Oibò, ci avrei bisogno di un'altra lezione per questo, perché i computer quantistici sfruttano in teoria l'altra proprietà, cioè la proprietà quantistica che viene sfruttata di più o in maniera più palese all'interno dei computer quantistici è la sovrapposizione di stati, cioè il fatto che un sistema quantistico, finché la funzione d'onda non collassa, si trova in una sovrapposizione di stati. Per fare un esempio, è come se l'elettrone fosse sia a destra che a sinistra, oppure da tutte le parti in simultanea. E quindi un computer quantistico, questo si chiama il qubit, quindi la capacità di lavorare, non voglio dire in parallelo perché non è proprio in parallelo, la capacità di calcolo è esponenzialmente più alta. Quindi sfrutta la proprietà di sovrapposizione di stati. Va detto, e mi permette questa domanda di fare un'osservazione, tutte le proprietà quantistiche, sovrapposizione di stati, nonché l'entanglement, sono delle proprietà molto fragili. Basta che uno dei due fotoni, metti quelli che ha usato Alan Aspect, interagisca con una molecola d'aria e la funzione d'onda non descrive più solo il sistema delle due particelle, ma entra in contatto con una terza particella e per esempio la funzione d'onda crolla, quindi avviene il collasso della funzione d'onda. Quindi un sistema, purché per rimanere in sovrapposizione di stati, nonché l'entanglement per rimanere tale, il sistema deve essere isolato. Quindi isolato. E isolare un sistema quantistico è molto difficile ed è per questo che tuttora avere i computer quantistici con un numero molto alto di qubit è difficile, perché dobbiamo isolarlo oppure correggere gli errori, che è l'altra via. E ci chiedono perché secondo te ci sono voluti diversi anni per arrivare a un riconoscimento di questa importanza alla fisica quantistica? Non saprei, cioè. Per me, siccome nella mia comunità ogni anno ci stavamo dicendo è l'anno giusto, è l'anno giusto, è l'anno giusto, onestamente non so cosa dirvi perché ci sono voluti tanti anni. Forse, ma questo è solo un forse su cui si può dissentire tranquillamente. Forse perché solo di recente si è diventati, per chi magari non apprezza la bellezza della quantistica, e ci sono anche fisici che non apprezzano la bellezza, quelli che non hanno avuto la fortuna di andare in Camerun a avere tempo a pensare a quanto è strano il mondo quantistico. Forse perché solo di recente, con l'avvento degli esperimenti di Zeilinger, si è capita la forza, l'incredibile forza di queste proprietà.
realtà quantistiche. Non sono solo bizzarrie che John Beltow nel tempo libero stava studiando, ma hanno una potenza, un potenziale enorme. E ormai è arrivato il momento in cui anche chi non ama magari la meccanica quantistica non può fare a meno di riconoscere la potenza incredibile di queste proprietà per il futuro, oserei dire, dell'umanità. In ultimo, Caterina, ci chiedono dei consigli di lettura per approfondire l'argomento. Allora, questa è un'ottima domanda, volevo includermi la mia presentazione, ma sarebbe stato un po' ingiusto, perché la prima cosa che posso consigliare sono tanti bellissimi libri di Zeilinger, Anton Zeilinger. Quindi guardate, mettete il suo nome, libri, lui ne ha scritti parecchi, quindi leggete ognuno di questi suoi libri ed sono libri bellissimi. Voglio anche consigliare un libro di un altro quantistico che io amo particolarmente, che non è più con noi da pochi anni, Giancarlo Ghirardi, che è un libro più difficile, ma chi di voi si sente pronto per affrontare un'impresa magari più ambiziosa, non posso non consigliare il libro Un'occhiata alle carte di Dio. Quindi guardatevi i libri di Zeilinger, che sono un po' più per il largo pubblico, e anche il libro di Giancarlo Ghirardi, che è questo libro meraviglioso, Un'occhiata alle carte di Dio, che vi porta in maniera più approfondita nel cuore della teoria quantistica. Bene, perfetto. Grazie mille Catalina, grazie ai nostri spettatori, grazie a Deborah Biffaretti in regia. Vi ricordo che il video rimarrà su il nostro canale, quindi potrete rivederlo anche in seguito, e le slide della presentazione saranno disponibili a breve sulla piattaforma di Learning Accendiscienza. Continuate a seguirci.